Buonasera. Buonasera, tu sei? Nunzia. Ma di cognome? Zarrillo. Signora Zarrillo, mi vuoi spiegare come sei entrato in questo gruppo della Proloco? Così per amicizia, hanno sempre invitato, sono tutti comunque pieni di entusiasmo, pieni, mi hanno trasmesso questo entusiasmo perché si fanno tante cose. Dimmi qualcosa. La Proloco partecipa a tutti gli eventi, dietro c'è quasi sempre il patrocinio della Proloco, comunque c'è questa unione fra comune, parrocchia, associazioni, sì, eccetera. Sì, è bello comunque condividere insieme agli altri e ogni idea viene sempre ben accetta. Comunque siamo un gruppo di più giovani, meno giovani, anche bambini, quindi comunque c'è il divertimento assicurato perché si fanno tante cose per ridere, e poi ci sono le mani che lavorano tanto, tipo le uncinettaie. E te qual è il tuo? Il mio ruolo, a me piace, vabbè, io sono quella che un poco più si occupa di promuovere gli eventi oppure di fare conoscere, sì, conoscere i video, le foto per rimanere, di fare cose nuove, sì, principalmente sì, sì. Anche con le mani, comunque mi piace, l'uncinetto sono tanto, ma nemmeno tanto, però per esempio facciamo dei lavori, facciamo i dolci che abbiamo venduto oppure facciamo la pasta, si cucina, sì. E l'ultima cosa che hai fatto, che c'ero anch'io, era... Spiegami un po' erano le serate medievali che abbiamo partecipato con il patrocinio della Proloco, del comune di Apice, che siamo stati benissimo in un'atmosfera veramente medievale, addirittura l'ultima sera con la nebbia, quindi sembrava proprio di essere... Nel castello, tempestivo. E niente, siamo stati benissimo, abbiamo fatto dei balli, abbiamo portato le persone a conoscere, a visitare il castello, volevano farsi le foto con le dame, è stata una bella esperienza. Divertire i bambini insieme a voi? Sì, abbiamo fatto un lungo corteo, anche fra i vicoli, così. Nonostante, insomma, è andato bene, nonostante c'erano tante feste in giro comunque. E anche il fatto della tempesta. Vabbè, soltanto sabato, domenica appunto, sì. Però comunque la sera siamo stati all'evento. Siamo stati invitati anche i promotori di questo evento sono stati i Licciardi del castello. E abbiamo conosciuto tante persone, anche come gli stendisti che venivano da fuori, quindi nuove amicizie. Sì. E poi noi siamo reduci pure della Bracciami Ancora, che è stato fatto come prima volta a Ponte Rotto, sarebbe un ponte antico a piano, si chiama. Che sta prima del castello? Sì, sta più fuori al paese, okay. E che è anche medievale, che comunque era un punto di passaggio e quindi è stato pulito, grazie agli amici di Morroni è stato pulito, e abbiamo fatto questo evento che si chiamava Bracciami Ancora, quindi si è cucinato, si è mangiato, si è ballato. Bellissimo. Siamo stati bene insieme, veramente. Ora parlami dell'evento che dovete fare. Adesso ci sarà la Sagra degli Orti, un po' diversa dagli altri anni, perché gli altri anni la Sagra degli Orti sì, si mangiava in piazza, si beveva. L'unica cosa che che non facciamo diversamente dagli altri anni è l'infiororto, perché per tanti anni abbiamo fatto l'infiorata come si fa in altri paesi, sì, però con i prodotti dell'orto. Sì. Non con i fiori,
però puntualmente si rovinava, troppa roba, infatti poi è peccato, tanto lavoro, poi è peccato, poi è peccato ora con questo tempo, poi si deve pulire il tempo quando si finiscono le attività, poi magari è venuta la giornata di pioggia, fai a coprire con i teli, quindi non è stata una cosa. E che novità ci avete allora? Spiegateci un po'. La novità è che quest'anno ci sarà, vabbè, oltre a mangiare prodotti genuini, carne alla brace, ci sarà una mostra di yarn boarding, sarebbe tutte queste manifatture delle uncine italiane nostre che verranno esposti e verranno, spero, apprezzati da chi capisce di questo, di questi. Poi ci saranno dei laboratori per bambini grazie a Loredana Cozzolino si li farà colorare con i colori naturali vegetali. Sì, vegetali. Poi ci sarà una mostra di macchine agricole, poi ci sarà il mercato contadino con i prodotti locali. E la corrida. E sabato ci sarà la corrida. Quindi armiamoci di piatti, tamburi, campanelli, coperchi, forza! e ci sarà da ridere. Speriamo che il tempo ci accompagni. Ma sì, Dio ci aiuta. Viva la Proloco! Viva la Proloco, viva Annunzia, ora anche, ti saluto. Anche grazie a te che abbiamo conosciuto, Adriana. Siamo contenti, una brasiliana fra di noi, però residente a San Giorgio del Sannio. Brasiliana, napoletana e toscana. E ci sta imparando tante cose, già ci sta affiancando. Un saluto. Volentiero, ci vediamo sabato e domenica. Sabato e domenica. Sabato e domenica. Ciao. Si può passare.